Stefano Pignataro, questo appuntamento rientra tra una collaborazione con l'Università di Salerno che sta portando proficuamente ad un connubio con le produzioni filmiche e letterarie. Sì, io ringrazio ovviamente il patron Claudio Tortora che ha affidato al Dipartimento di Studi Umanistici Università degli Studi di Salerno, che io ho l'onore di presiedere, questo importante appuntamento. Cade a fagiolo, non l'abbiamo fatto apposta perché è un evento così importante, perché in questi giorni abbiamo avuto due eventi fondamentali nella vita e nel delitto Pasolini: l'evasione di Johnny Lo Zingaro e la morte, diciamo, di questa pedina dei servizi segreti che è Pino Pelosi. Davide Grieco e Stefano Maccioni, insieme a Milena Vukotic, che è un'altra grande protagonista, sono le persone chiave, perché a differenza di molti sciacalli, di molte persone poco preparate che hanno voluto far carriera sulla morte di Pasolini, sono delle persone innanzitutto allieve di Pasolini. Davide Grieco è allievo di Pasolini e di Bertolucci. Stefano Maccioni è l'avvocato che ha riaperto il caso, e quindi grazie ovviamente a un eccezionale parterre di relatori come il professor Alfonso Amendola, il professor Alberto Granese, e insieme col direttore del gruppo Futura, l'associazione studentesca, abbiamo proposto a Claudio Tortora questo incontro, quindi che ci onoriamo ancora di far parte del premio Charlot, di approfondimento sulla vita e sul delitto di Pasolini. Sapete questa che il tenda che lo fa? Cioè, va a mettere una cacciata in mano, la faccia la chiave.